Vi confesso che a me Massimo Recalcati non ha mai entusiasmato. Mi ricordo una volta andammo a Roma a sentirlo e mentre le mie amiche andavano in deliquio ascoltando lui che congionava di erotizzazione dell'ora di lezione, io mi stavo lentamente assopendo perché vedo molta retorica nelle sue passioni. Però ho detto continuerò a leggerlo perché scrive a libro aperto, una vita ai suoi libri. Siccome se c'è una cosa su cui io perdo la razionalità è proprio la passione per i libri, ho pensato che almeno in questo potessi trovare un filo con Recalcati, che infatti parte benissimo quando dice che il libro non è il coltello che taglia te, cioè è il libro che legge noi, perché riesce a dar voce a dei sentimenti, a dei grumi irrisolti che albergano in noi. Quindi l'incontro col libro diventa importantissimo perché ci fa da muro mare. Belle parole, che l'appellati convincono anche, poi arriva la semplificazione. Prende cioè quei libri che per lui sono stati basilari, perché sono riusciti ad aprire e a chiarire una parte di sé che non conosceva. Totemico, iniziale è l'Odissea, che lui vede essenzialmente come un rapporto padre-figlio. Lui si vede in Telemaco, sempre alla ricerca di un padre, perché sostiene che nel mondo occidentale il padre rappresenta la presenza di un'assenza, è sempre la persona che va conquistata, corteggiata, a differenza della mamma che è data per assodata, per ferma, per stabile. Queste idee, le idee fondamentali dell'Odissea, ritornano anche nella scelta di altri temi. Il nostos, il ritorno, mi sembra che sia in comune con la sua scelta di parlare del sergente nella neve, che lo sconvolge al liceo, appunto perché sente nella ricerca di tornare alla base, a qualche cosa di originario, di ancestrale e anche molto di suo. Ancora qui, parlando della nausea di Sartre, affronta un altro tema che è importante, che è quello della poca riconoscenza di sé, della vacuità del mondo, dell'assurdità di ogni sforzo. C'è poi, e mi spiega tanto di Recalcati questa scelta, tra i suoi libri paradigmatici assieme a Lacan, assieme a Freud, che ci saremmo aspettati, un libro minore di Sartre che io personalmente non conosco, che parla appunto della vita di Flaubert. Flaubert, l'idiota della famiglia, si intitola questo libro, perché Flaubert viene da bambino considerato un imbecille e Massimo Recalcati ci svela che anche lui, a scuola, era considerato il ritardato, quello su cui non investire, su cui non credere. Quindi l'emblema di Flaubert, che da idiota di famiglia diventa scrittore universale, è stato quello che ha dato a lui lo sprone per continuare a studiare. Racconta che a volte addirittura lui non entrava all'università, ma si metteva lontano perché riteneva di non poter accedere a tanta saggezza, e quindi propone il suo esempio: se ce l'ha fatta lui, se ce l'ha fatta Flaubert, perché mai non dovremmo farcela noi? Massimo Recalcati, al libro aperto, una vita e i suoi libri. Se vi piace un po' di retorica, tanta passione, di libri un po' poco.